Già ragazzi, un salutone dal vostro green player review di David Viglia in Form. Allora, un giocatore che avevo una voglia matta di provare, sinceramente, perché la versione normale mi piace un sacco. Perché già quella ha un grandissimo tiro. Questa qua, spettacolo, ragazzi! Spettacolo. Cominciamo col dire che è un'ala atipica. Perché è atipica, perché non è veloce, perché non ha un cross fantastico Anche i passaggi lunghi non sono eccezionali L'unica cosa che lo accomuna alle altre ali è la forza fisica che veramente lo fa volare C'è un 69 di forza fisica con 80 agilità e 79 equilibrio Questo giocatore qua vola, nei contrasti vola proprio ragazzi di contro però ha 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, un controllo palla e un dribbling eccezionale in 92-90 E un tiro che adesso andiamo a descrivere Buonissimo, buonissimo tiro 90 effetto, 95 finalizzazione, 92 tiri della distanza e 90 potenza tiro Con anche un 91 sui tiri al volo Diciamo che da fuori i long shot eh, non sono proprio... cioè non mi sembra che abbiano questo 90 però da limitare dell'area e da dentro aria piazzate il pallone il portiere fa ciao e voi andate a casa con i tre punti perché veramente ha un tiro della madonna un tiro della madonna contate il fatto che lui ha le 4 stelle sul piede debole contate il fatto che ha un dribbling pauroso per cui veramente voi potete farvi tutta la difesa ed entrare in aria alla grande altra cosa veramente buona sono i passaggi corti per cui veramente è un'ala, anzi meglio un attaccante sinistro. Se vi piace il 4-3-2-1, dove non ha neanche bisogno di tornare indietro magari. Dicevo, passaggi corti per fare gli 1-2 e gli inserimenti, e soprattutto un 86 di posizionamento. Che spesso, spesso, spesso e volentieri ve lo fa trovare proprio nel posto giusto per raccogliere magari la respinta del portiere su un vostro tiro con un altro giocatore e insaccare a rete un rapace in queste occasioni qua per cui direi che possiamo anche ricapitolare come questo giocatore non è veloce quindi fra le cose negative la velocità bisogna metterla anche se a me non è che faccia più di tanto fastidio i passaggi, i passaggi lunghi scusate la forza fisica fra le cose positive ovviamente dopo il tiro e il dribbling sicuramente io ci metto il posizionamento e i passaggi corti oltre al fatto che costa poco perché 50.000 crediti per un'ala sinistra con 88 di tiro e 88 di dribbling sono veramente pochi, ragazzi. Per cui io ve lo consiglio veramente tanto ve lo consiglio veramente tanto. Signori, questa è la review. Eh, voi Magari nei commenti scrivetemi se volete la review di qualche giocatore in particolare, non dovrei avere grossi problemi a provare, magari degli ultimi International Man of the Match così. Ragazzi, come sempre, io vi chiedo un bel like, un commentino, fatemi sapere cosa pensate della review e del giocatore, iscrivetevi al canale e noi ci sentiamo al prossimo video. Come sempre, stay barba, stay qualità. Ciao belli.